L'onore e il piacere di avviare il dialogo di questa sera con Gabriele Vacis, Francesco Giorda, Yuri Ferrini, Roberto Tarasco. Si nasconde. Dunque, è in scena in questi giorni Cuore, Tenebra, Migrazioni tra De Amicis e Conrad al Teatro Stabile al Carignano di Torino fino al 10 giugno. L'occasione è preziosissima ed è quello che ci viene proposto è un lavoro teatrale frutto di un processo durato mesi che sta conducendo Gabriele Vacis con il suo istituto e prevede la partecipazione ogni sera della prefazione, la premessa di un maestro, di un professore, di un intellettuale diverso. Ieri sera abbiamo avuto Domenico Quirico e ogni sera mi pare sia una sorpresa perché l'ordine poi viene svelato solo la sera della messa in scena. E io ho avuto la fortuna di vedere uno spettacolo già tre volte, una prova generale e le prime due messe in scena, e ho ricevuto tantissimi spunti che qui vorrei brevemente proporvi per avviare il dialogo. La migrazione tra De Amicis e Conrad sembra molto azzeccata. Innanzitutto perché De Amicis è uno scrittore sensibile alle migrazioni. Oltre a Cuore, De Amicis scrive sull'oceano, sulla base di un'esperienza personale di un viaggio fatto su un piroscafo diretto a Buenos Aires. E a mio avviso lo spettacolo mostra tutti i possibili punti di incontro, che sono anche per opposizione. Scrive Vacis: se Cuore è una ricerca agli estremi del bene, Cuore di Tenebra è una ricerca ai punti estremi del male. Un possibile comune denominatore fra i due potrebbe essere anche, forse, una sospetta ingenuità. Dico questo perché è nota la critica a De Amicis di Umberto Eco, il Diario Minimo del 61, nel quale lui, Eco, proponeva l'elogio di Franti, cioè Franti come il ribelle che ride, per Baudelaire la risata è l'espressione della ribellione, ribellione a un perbenismo serpeggiante nell'opera di Amicisiana. A questa lettura risponderebbe però possibilmente una interpretazione di Amicis a niente affatto come uno scrittore inconsapevole, ma adeguato alle istanze politiche del suo tempo, come testimonia anche Primo Maggio, opera incompiuta. Esiste un cuore di tenebra in De Amicis, forse una vita privata, familiare, tormentata, tormentosa. È stato Luciano Tamburini a fare una scoperta alla Biblioteca Nazionale di Torino del romanzo inedito. Buonasera. Quindi, per me, questo spettacolo ci dà la possibilità di aprire un'operazione di scavo molto interessante. Conrad, l'autore che per primo pone la questione delle violenze del colonialismo, pur cascando dentro qualche equivoco, perché riproducendo in maniera acritica alcuni stereotipi culturali, potrebbe finire per confermare una certa ideologia colonialista. Chinua Achebe, scrittore nigeriano, tradotto in 50 lingue nel suo Il Crollo, affrontava proprio questa problematica, alla quale comunque è stata data una risposta. Per cui questo è uno spettacolo che apre una serie molto ampia di dialettiche. Senz'altro uno spettacolo che, e qui passo la parola a Vacis, ci conferma ciò che Grotowski pensava, che da Stanislavski in poi chi intenda il lavoro teatrale in maniera seria lavora con i gruppi e con processi lunghi. Dietro l'attuale attività dell'istituto di Vacis c'è una lunga attività di ricerca sulla persona. Partecipano a questo spettacolo 6 istituti scolastici di Torino e Novara e una rete molto ampia di centri per la cura della persona nella provincia di Torino. Allora, Gabriele Vacis, questo lavoro come si inserisce nell'attuale ricerca
e a cosa ci può portare? Ma lo spettacolo è uno step, è un passo dentro al percorso dell'Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona. Abbiamo per anni sostenuto che era più importante il processo del prodotto, e quando eravamo giovani intendo, almeno quando io ero giovane, perché credo di essere uno dei più anziani decisamente, l'idea era che il processo, specialmente trattandosi di teatro, era più importante del prodotto. Oggi credo che possiamo dire che sono passi di una stessa camminata, di uno stesso percorso. L'istituto ormai è un anno che è operativo, abbiamo fatto diverse cose, abbiamo incominciato l'estate scorsa con Awareness Campus, 2 settimane di lavoro, dalla mattina alla sera, in cui facciamo quello che chiamiamo la schiera oppure lo stormo e tutte le declinazioni di questa pratica d'attenzione alla base, visto che citavi Grotowski, alla base del teatro c'è l'attenzione, l'essere presenti a se stessi, agli altri, al tempo, allo spazio. Io sono qui adesso e quello che dico lo dico in relazione al fatto che ci siete voi, che vi vedo, che vi sento. Se ci fossero altre persone, se fossimo in un'altra situazione, direi cose diverse, perché sono qui, sono presente. E con il cinema non si può fare. Se ci fossi io, se questa intervista l'avessimo fatta ieri o anche soltanto un'ora fa, e voi adesso vedeste un film, cioè vedeste la ripresa, non sarebbe la stessa cosa, sarebbe una cosa completamente diversa. Allora questo è il teatro, per questo vale ancora la pena fare il teatro, perché il cinema, la televisione, i mezzi di comunicazione di massa sono molto più comodi del teatro, no? Ti vengono a casa, no? Vengono loro a casa tua, e invece il teatro bisogna andarci. Ecco, allora siamo partiti di lì e abbiamo pensato che queste pratiche, le pratiche che per più di un secolo ormai, perché partono da Stanislavski direi, sono state utilizzate nella preparazione dell'attore, cioè come pedagogia per l'attore, abbiamo pensato che potrebbero essere, in realtà possono essere utili per tutte le persone. Cioè essere presenti, avere consapevolezza del proprio corpo, essere consapevoli delle proprie relazioni con gli altri, ascoltare gli altri mentre parliamo. Pensate soltanto se i politici facessero questo, praticassero l'ascolto degli altri. Lo dicono continuamente, no? Adesso bisogna ascoltare il popolo, eccetera. Ma quanti di noi sono pronti ad ammettere che lo fanno? Io non credo. Allora, cerchiamo di fare veramente questo, questa pratica, e farla con i ragazzi. C'è qui una delle insegnanti che hanno partecipato al percorso. È stato due, ne ho visto Enrica, già c'è anche con un allievo che ha partecipato al percorso, bisogna fare un applauso a Natalia e a Enrica, perché sono due delle eroiche insegnanti che hanno combattuto. Me lo hanno detto loro nel percorso, non tanto con gli allievi, quelle sono una lotta quotidiana di ogni giorno, quanto con le asperità dell'organizzazione scolastica, con la burocrazia interna alla scuola, anche ai teatri, no, eccetera. E però ce l'abbiamo fatta, e quello che abbiamo fatto in questi mesi è stato lavorare con i ragazzi proprio alla consapevolezza, cioè proprio alla presenza. Pensate agli adolescenti che sono abituati alla comunicazione mediata, cioè che comunicano continuamente attraverso mezzi, il telefonino, i social network, la televisione, i computer, internet, eccetera. Forse c'è bisogno di praticare proprio una educazione alla comunicazione diretta, alla comunicazione non mediata. Non è più scontato. Non è più così scontato. Dunque,
Venendo al lavoro testuale, De Matteis, nato a Capri Salentina, come il lavoro drammaturgico sul testo può inserirsi, si inserisce all'interno di un processo laboratoriale teatrale e al servizio di questo. E è anche esso frutto di un processo condiviso o è piuttosto un lavoro a tavolino, in senso più convenzionale? Beh, sicuramente il lavoro drammaturgico è al servizio dell'attività laboratoriale, di conseguenza, dovendo tener conto di quello che succede nelle fasi laboratoriali, il lavoro a tavolino, diciamo, anche i grandi maestri del Novecento, anche Pirandello, quando ha iniziato a scrivere lontano dalla scena, no? Però nel momento in cui le parole che scrive e che pensa in un altro luogo, in un altro momento, devono essere agite, è imprescindibile che anche il lavoro drammaturgico sia contestuale all'azione. Hai partecipato alle attività laboratoriali nelle scuole, a tua volta hai seguito il processo nelle sue fasi. Sì. E l'apporto dei ragazzi? Esiste uno scambio dei ragazzi e delle scuole anche su questo? Per noi che non lo sappiamo, ma che vediamo solo l'esito finale. Sicuramente durante il lavoro ci sono dei momenti in cui iniziano ad affiorare delle forme che dipendono anche da chi si sta, chi è in azione. Quindi sicuramente c'è uno scambio anche abbastanza profittevole da questo punto di vista. Dicevamo con Francesco Giorda prima dell'incontro, è interessante perché la prefazione, la premessa ogni sera che ascoltiamo è in qualche modo diversa, è fatta da una persona diversa. Questo crea poi le premesse per un dialogo con lo spettacolo successivo sempre diverso. Ieri Domenico Quirico parlava del suo interesse per il migrante che non porta qui le competenze, il PIL, ma porta a se stesso, la sua natura. E questo permette a noi europei di porci finalmente delle domande sull'origine della nostra identità europea. Io volevo domandare questo a Iuri Ferrini e a Francesco Giorda, per due attori professionisti, tra l'altro Iuri Ferrini è anche maestro, e quindi in cuore lei è maestro, ma è maestro anche nella vita, perché la scuola che lei dirige è il maestro. Come è dal vostro punto di vista inserirvi in un contesto laboratoriale e cosa ci potete raccontare a riguardo della vostra esperienza con alcuni dei ragazzi che sono anche qui tra l'altro? Sì, principalmente penso che possano raccontare più loro, magari Francesco, quindi me, sulla esperienza laboratoriale. Io non ho fatto parte solo un poco perché avevamo incastri, insomma, l'ho fatto un po' qua, un po' là, il lavoro di costruzione. Però c'è una cosa che mi colpisce sullo spettacolo, qui dico per esempio, per me ieri ha cambiato radicalmente rispetto agli altri maestri, diciamo, che si avvicendano prima, ha cambiato radicalmente la mia emotività prima di entrare in scena, che normalmente francamente è pari a zero, cioè non me ne importa, cioè è un lavoro, ma ieri improvvisamente quelle parole lì acquistavano un significato proprio alto, ma anche internamente, cioè dovevo dominare un'emozione, insomma, in qualche modo. E allora ti accorgi che veramente è come una chiave iniziale, perché può modificare tutto lo spettacolo, tutto quello che ci succede. A me è successo così, magari ad altri no, ma immagino che sia così, no? Ma perché noi, dico noi due, tutti i ragazzi, gli attori, la lezione ce la viviamo in diretta, non so come dire, non è che facciamo quelli che... Vabbè, è strutturato lo spettacolo, noi aspettiamo il nostro momento, siamo lì, ci godiamo la lezione che non conosciamo, che neanche noi, quindi i contenuti ce li prendiamo in diretta. Ieri è così, Quirico ha dato
una sferzata, è andato secco, deciso su un tema forte, e noi siamo entrati in scena portandoci dietro la sua lezione. C'è poco da fare, poi ognuno porterà registri, rumori, intenzioni diverse, noi ce le portiamo dentro. Ieri si sentiva tantissimo questa cosa, tutti siamo lì, e questo è bello, che siamo nello spettacolo guardandolo prima e poi lo diventiamo. Dunque, vorrei tornare sull'istituto all'interno del quale questo spettacolo è il primo esito performativo pubblico, quindi dopo un anno circa di lavori. Voi come intendete proseguire questa, intendete anche continuare a proseguire su una ricerca performativa, quindi le pratiche teatrali, ma anche per un incontro con il pubblico, è parte dei vostri progetti, o piuttosto la ricerca che fate finalizzata a un momento laboratoriale che si chiude in quanto tale? Dunque, rispondo partendo da quello che dicevano prima Francesco e Iuri sulla imprevedibilità dell'inizio dello spettacolo, che è una lezione. E mentre le lezioni precedenti erano più precisamente sull'esperienza dell'animazione, la lezione di Remo Rostagno, sul libro Cuore in particolare, la lezione di Marco Vacchetti, ieri sera più che una lezione vera e propria, Domenico Quirico ha esposto una tesi, no? Cioè come, e questa tesi è incredibile come si è riverberata nello spettacolo, cioè quando si arriva a Cuore di Tenebra, quello che le parti di Cuore di Tenebra che abbiamo selezionato, perché il libro Cuore dura 9 ore, no? Se uno lo legge tutto di seguito dura 9 ore, e Cuore di Tenebra è più piccolo, però per leggerlo ci vogliono 3 ore e mezza, insomma, quindi non, abbiamo dovuto fare una selezione abbastanza brutale, ci sono tutto sommato poche parti di testo, e quello che sostiene, quello che ha sostenuto ieri sera Quirico è una tesi illuminista, no? Cioè dice ripartiamo dalla ragione, no? Mentre le parti che noi abbiamo selezionato di Cord sono le parti in cui c'è addirittura un riferimento proprio al sogno, dice mi sembra vi sto raccontando un sogno, no? E quindi sono, se vogliamo, le parti meno illuministi, ci sono quelle in cui Conrad attraverso Marlowe, il personaggio di Conrad, proprio attraverso il corpo, attraverso l'esperienza diretta, si rende conto di un qualche cosa che con il ragionamento non era riuscito a cogliere. Quindi si è creato proprio un cortocircuito. Allora, questo che vi ho detto adesso, che è una roba veramente che ho trovato straordinaria, non è farina del mio sacco, ma dopo lo spettacolo è venuto il professor Claudio Bernardi, che insegna alla Cattolica, dove sul mio curriculum c'è scritto che insegno anch'io. Sì. Però magari lo cancello, adesso vediamo, non lo so, se dipende se mi proporranno come presidenza del consiglio. Che tanto può capitare a tutti. E quindi ieri sera il professor Bernardi, alla fine dello spettacolo, mi ha detto questa cosa intelligentissima, che solo un professore, che solo il professor Bernardi poteva cogliere, no? Questa parziale contraddizione, no? Cioè prima mi hanno messo una tesi, eccetera. Allora il professor Bernardi quest'estate è stato alla Wernstein, cioè al seminario di 2 settimane che abbiamo fatto alle Fonderie Limone. È stata tutta una giornata, e alla fine della giornata, dopo che ha visto quello che facevamo per tutto il giorno, e qui arrivo a rispondere alla tua domanda, uno dei ragazzi gli ha chiesto, ma professore, allora cosa c'entra tutto questo con il teatro, questo che stiamo facendo, com'è, cioè quali sono gli aspetti performativi, cioè diventerà uno spettacolo tutto questo? E lui ha detto, boh, io sono venuto questa mattina alle 10 e dalle 10, erano le 6 del pomeriggio, diceva fino ad adesso quello che ho visto è teatro.
l'obiettivo dell'istituto è un po' questo, cioè riuscire a fare in modo che tutto quello che è il teatro, no? Che è processo e che è creazione, possa in qualche modo essere fruito nel momento in cui nasce. Cioè, quello che mi interessa molto da un po' di tempo a questa parte è la forma nascente. Quello che si vede nello spettacolo è inevitabilmente una cristallizzazione della forma che è già nata in un altro momento. Poi, nello spettacolo noi cerchiamo di tenere aperto il più possibile, no? Cioè, come dicevamo, rispetto alla per esempio, alla edizione iniziale, eccetera, no? Ci sono molti altri momenti di apertura, no? Ci sono. Però... comunque arriviamo lì ad una certa ora, lo spettacolo comincia a quell'ora, finisce a quell'ora, ha, come direbbe Grotowski, ancora molto forma chiusa. Mentre l'esperienza che facciamo nell'istituto è un percorso verso l'apertura della forma. E il momento performativo, il momento dello spettacolo, è uno di questi momenti, ecco. Tra l'altro istituto, il nome per esteso è Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona. È curioso, De Amicis nel momento della scrittura di Cuore aveva vicino a sé un altro istituto pedagogico che usava il teatro come metodo didattico, che era la prima scuola di recitazione del Regno d'Italia, la scuola di recitazione di Firenze, diretta da Luigi Rasi, attore che aveva lasciato la professione attoriale per darsi all'insegnamento e ideatore, animatore di un grande processo di ricerca sul teatro in quanto disciplina, creatore di una grande biblioteca che ancora oggi è il fulcro della biblioteca teatrale del Burcardo a Roma, quindi a noi molto vicino. De Amicis ha vicino a sé questa esperienza, un'esperienza didattica di insegnamento del teatro di ragazzi. Quindi anche solo questo mi è parso che renda ancora più... curiosamente pertinente la scelta del testo. Però su questo vorrei che lei ci raccontasse qualcosa di più, perché sin dai primi anni dell'esperienza del laboratorio del Teatro Settimo, che è stato fondato nel 1980, Settimo Torinese, lei e i suoi collaboratori vi siete confrontati con grandi classici, con testi letterari. Come è arrivata la scelta di Cuore in questo caso? E poi il passaggio a Cuore di Tenebra. Ma Cuore è stato un po' un incidente in questo percorso, perché è stata un'idea di Valerio Binasco, il direttore del Teatro Stabile, che mi ha anche detto: ah, devi fare Cuore, perché Cuore... Ho detto: ma Cuore, cioè, cosa, non è teatro? Cioè, come faccio a farlo diventare teatro? E ho detto: no, solo tu puoi farlo. Bene, quindi è una responsabilità, e da subito devo dire non è che mi sono entusiasmato, però ho detto: vabbè, dammi qualche giorno che ci penso, e il giorno dopo mi è venuta fibrillazione atriale, che immediatamente ho interpretato come un segno negativo, no? Cioè, mi chiede di fare Cuore, mi viene fibrillazione atriale, cioè dico di no. E poi invece mi è capitato, ero a Reggio Emilia, e poi quando sono tornato, in combinazione, stavo traslocando, eccetera, e ho ritrovato degli appunti di mia moglie che aveva fatto un lavoro con le scuole, a Settimo, su Cuore, anni prima, e c'era una copia di Cuore che ho qui, vecchia, con tutti i suoi appunti. E quindi ho detto: vabbè, quello là era un segno negativo, però questo positivo è molto più forte, quindi ho detto: va bene, facciamo Cuore. Di lì abbiamo incominciato a pensare, abbiamo proceduto in maniera molto... Io inviterei il professor Perrelli, che gli abbiamo lasciato un posto libero, un po' periferico, ma... Però merito, perché... No, facendo... Chiedo scusa, ho mandato l'assistente come nelle peggiori tradizioni accademiche, però un mio amico medico dice: fatevi operare dall'assistente, mai dal professore. Gli ho chiesto perché, il professore ha smesso di studiare. È stato bravissimo, fino adesso siamo andati benissimo. E quindi quello che abbiamo cominciato a fare è che
Giuseppe, Paolo, Gloria, Elena, eccetera, tutti i ragazzi hanno imparato a memoria pezzi e abbiamo lavorato su questi pezzi e abbiamo cominciato a proporli nelle scuole mentre quando si facevano gli incontri, anche in altre occasioni, loro non lo sapevano, io dicevo quel pezzo lì e loro dovevano dirlo nelle occasioni più disparate, e l'effetto che ne usciva, io avevo fatto un seminario a Lecce a gennaio e Gloria sapeva un pezzo, il pezzo dello spazzacamino, e con Angelo noi quel pezzo lì l'avevamo già tagliato, l'avevamo già adattato, l'avevamo già tagliato per lo spettacolo, mentre e lei non aveva ancora il taglio che avevamo fatto, quindi l'aveva imparato tutto. E in occasione di questo seminario, con un gruppo di persone che partecipavano al seminario, di spettatori, una trentina di persone, lei ha detto questo pezzo e io mi sono molto rimasto stupito, perché appena ha finito di dire il pezzo c'era una signora tra il pubblico che nel silenzio ha detto: che bello! Questa era piemontese, era lì per caso a Lecce, e mi ha molto stupito. E poi abbiamo trovato molte reazioni di questo tipo di fronte a cuore. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo quello che abbiamo cercato di fare per tutto il tempo, era cercare di dirlo, no? Di dire cuore. E allora scopri una cosa, per non farla troppo lunga, che questo catechismo del comportarsi come si deve, del comportarsi bene, è chiaro che ad un certo punto usciva dalle orecchie di generazioni di ragazzini che dovevano studiarlo appunto come un catechismo, no? Però poi è stato un po' dimenticato ed è stato sovrastato dalle interpretazioni di Eco, no? Di Umberto Eco, che ne ha valorizzato invece i personaggi negativi, pensando come si pensava all'epoca, cioè all'inizio degli anni 60, che il buon garrone, che il sciocco Enrico, no? Cioè il banale De Rossi, ecco, cioè tutti i personaggi positivi erano banali, no? Mentre l'unico personaggio interessante era Franti, il cattivo, e quindi incidendo, gettando un'ombra che poi è rimasta sul libro Cuore fino ad oggi, direi, no? Per cui il bene è banale, e questo ha profondamente influenzato la cultura italiana in particolare. Perché se ci pensate, molta della produzione culturale di oggi o è narrante il male oppure è buonista. E questa è una contrapposizione insopportabile. Io credo che i ragazzini che oggi hanno accoltellato la notizia di oggi, di ieri, di tutti i giorni ormai, i ragazzini napoletani che, dico napoletani perché la notizia di oggi è successa a Napoli, ecco, però, che accoltellano i loro coetanei, nasce anche dal fatto che non c'è più un catechismo che ti dice: guarda che non bisogna accoltellare i tuoi coetanei. Chi glielo dice? Tutti continuamente dicono ai bambini, agli adolescenti, dici: guarda che è molto bello sparare addosso ai tuoi coetanei, anche agli adulti, i nonni poi, guarda, è un godimento pazzesco tagliargli la gola. Ed è un, lo dico perché qui ci sono dei nonni e lo vedo in sala, adesso magari negheranno, però qualche nonno c'è, ecco, guardatevi le spalle. Allora torniamo, mentre i nonni fino a poco tempo fa erano abbastanza intoccabili, no? Adesso anche i nonni ormai, cioè, sono sdoganati anche loro come vittime sacrificali della violenza degli adolescenti e dei bambini, no? Cioè non esiste più una narrazione del bene, non sappiamo più raccontare il bene. Questo, attenzione, io ho una passione per le narrazioni in cui vincono i cattivi o vince il male, ma il male vince contro il bene,
Cioè c'è il bene, poi vince il male, è più divertente quando vince il male, no? Però c'è il bene. Voglio dire, in Macbeth, c'è la cattivissima Lady Macbeth, poi lì alla fine perdono anche loro, cioè, quindi c'è la cattivissima Lady Macbeth, ma poi c'è anche Malcolm, c'è McGuff, cioè voglio dire, ci sono anche quelli che si oppongono. In Gomorra no, in Gomorra c'è solo il male, e sono tutte le articolazioni del male. Anche il Suburra, fine. Sì, io ne dico uno per dire, no, però questo è la, non siamo più, non riusciamo più, e questo si riflette a livello sociale perché nei talk show televisivi non si riesce più a raccontare il bene, cioè per un immigrato che viene preso a calci e che diventa un simbolo, oppure per un gruppo di deficienti che sbarrano l'ingresso nel loro paesino del cavolo a un gruppo di donne che non sanno dove andare, beh, ma in quello stesso momento ci sono 1.000, 10.000 situazioni in cui questo gruppo di donne viene accolto, c'è un sacco di gente che lavora per accogliere, per esempio, se vogliamo. Cioè, quindi non è vera la rappresentazione che viene data è assolutamente falsa, è che non siamo più capaci di raccontare il bene. Allora siamo ripartiti dal cuore, no? Ripartiamo da lì, e se lo leggi senza giudizio, dopo un po' ti viene un po' di nausea, perché è troppo, lì veramente troppo, no? Ad un certo momento è troppo, allora hai bisogno di Conrad, c'è bisogno di un po' di Conrad, perché sennò. Però ripartire, no? Quando all'inizio si dice questo è, se qualcuno parla male del tuo paese, io non accetto denaro da chi parla male del mio paese. E bisogna dirlo, bisogna impararlo a memoria. Questo non c'è alternativa a questo. Non abbiamo inventato alternative narrative a questa cosa qua. Benissimo. Beh, professore, prima di passare la parola, io volevo solo aggiungere che quindi emerge che da due metodi didattici umani semplicissimi, imparare a memoria e dire un testo, noi arriviamo a dare a questo testo la possibilità di raccontarci quanto è ancora attuale, perché quando Yuri Ferrini nello spettacolo dice il maestro dopo il padre è la seconda parola più bella che un uomo può dire a un uomo, rispetto a tutte le notizie che noi leggiamo, alle tendenze nella società di squalificare la scuola, è quanto mai allarmante e per noi toccante. Francesco, tu ci dici delle cose, sì, nello spettacolo, che ci mostrano quanto sia attuale di Amicis. Forse un testo troppo spesso considerato appunto un vecchio testo. Letto con gli occhi di Umberto Eco. Tu dici la morale come un serbatoio, bisogna tenerla lì, impararla e tenerla lì, perché poi al momento buono la regola, la prendi e ti serve. Quindi anche cuore in questo senso può essere qualcosa di questo tipo. Ma io volevo approfittare della presenza di Roberto Tarasco anche, perché lo spettacolo fa un espediente interessante, unire due autori. Mi pare che sia lei la prima persona che ha proposto quest'unione di Amicis Conrad, cuore, cuore di tenebra. La scenofonia è un termine da lei coniato, sì, per indicare il suo intervento sul... Ora, è curioso, ma questo termine è già stato adottato dal dizionario della lingua italiana della Treccani. Fantastico! Forse lei non lo sa. Ma la mi deve essere diritti allora. Prego? Cioè, al lavoro dei diritti. La definizione che ne dà la Treccani, sì, è scenofonia, l'insieme delle tecniche con cui si scelgono e si adattano alla scena teatrale musica e suoni. Ora io penso che lei possa raccontarci qualcosa di più, volevo chiederle... Treccani non dice l'inventore Roberto... No, però se vuole lo scrivere. Se devo scrivere la Treccani, tra l'altro... Ci può raccontare qualcosa? Prego. Sì, insomma, devo dire che è limitativo, perché nella mia megalomania la scenofonia è in qualche modo tutta l'evocazione
che serve a determinare quella che una volta era la scenografia. Allora, Bacci se l'ho già più o meno accennato, un tempo l'unico luogo in cui si poteva fare spettacolo era il teatro, poi è nato il cinema, la televisione, internet, cioè oggi i luoghi dello spettacolo sono quelli. Allora, io faccio sempre questo esempio come quando è stata inventata la fotografia. La pittura che cosa serve nel momento in cui esiste la fotografia? Intere gallerie in cui ci sono dei ritratti, gente che si è fatta venire il torcicollo per stare fermo immobile, pittori, cioè tutta una professionalità che andava persa. No, allora, da quel momento la pittura è diventata qualcos'altro. Oggi se andiamo nei musei troviamo degli squali in formalina, troviamo delle tele tagliate con un coltello, troviamo di tutto e di più, insomma. E il teatro, allora, oggi torna ad essere quel luogo, forse, dell'origine. Io cito sempre una frase di Edgar Morin, è stato da poco a Torino, ma non ho potuto incontrare perché là ci spogli uno schiavista che mi teneva segregato alle limone. Restaurare il futuro, ecco, si tratta di recuperare il gesto originario, quello del teatro greco, in cui tutta la polis, cioè tutta la città si riuniva, il Carignano, questo è fantastico, infatti alcuni giudicano molto sconvenienti certi palchetti che ti impediscono di vedere tutta la scena, ma il teatro all'italiana nasce affinché tutta la società si potesse vedere. Proprio quei palchetti così sconvenienti sono i palchetti che erano più costosi, quelli da cui si potevano vedere il re, la nobiltà, il palco reale. E nei teatri all'italiana si facevano contratti, ci si sposava, si misurava la temperatura, no? di quella che era la società. E poi arrivò la sinfonia a un certo punto. Quindi il teatro non è più il luogo della rappresentazione, è il luogo dell'evocazione, perché non ha più senso mettere lì un balcone di Giulietta fatto di cartapesta, perché poi di marmo non te lo puoi permettere, comunque sfonderebbe il palcoscenico, eccetera. E allora ciò che può privilegiare più di tutto l'evocazione, dal mio punto di vista, sono i suoni. Se io mando il rumore di una campana, nel pubblico si accende la visione di una campana. Se io mando il belare, cioè, il pubblico penserà che ci sono delle pecore. Poi se metto dei violini anche mi può dare un sentimento, a un certo punto Didier fa partire un suono, no? E il pubblico vede la neve che sta cadendo, ma non c'è questa neve, non c'è nulla di tutto questo. I suoni e i rumori anche. Come suoni e rumori. E quindi la scenofonia, nel momento in cui nel 1987 abbiamo inventato la narrazione, perché questo non so se c'è scritto sulla Treccani, ma io poi sono uno dei responsabili del teatro di narrazione, ma proprio per un evento fisico che adesso non so se racconterò, perché se no la faccio lunghissima. Cioè, nel momento in cui c'è un attore in scena che racconta, lo strumento più vicino che abbiamo trovato in quel momento, anche molto economicamente vantaggioso, era quello di ricreargli un mondo attraverso i suoni. E di lì è nata la sinfonia. Professore. Però tutto questo è teatro. Cioè, io vorrei cercare di spiegare la mia esperienza di spettatore. E dopo uno spettacolo, normalmente lo spettatore, per quanto possa essere più o meno preparato, vada più o meno spesso a teatro, veramente si muove su due categorie, bello e brutto, magari c'è questo da migliorare e questo da fare. L'impressione che ho avuto io
dopo questo spettacolo è di rispetto. Profondo rispetto, parte nei confronti di un lavoro di professionisti che fanno questo da anni con una coerenza notevole, ma il rispetto è nei confronti di coloro i quali si mettono in gioco lavorando sui confini del teatro, perché quel carignano usato in quel modo, e qui il professore potrebbe anche citare vaghe memorie dell'Antigone del Living, potrebbe anche citare qualche cosa che ricorda Pina Bausch, ma era tutta quella materia era rivissuta in una filtrata, una chiave assolutamente personale, originale, storie direi proprio incarnate a livello artistico dalle persone che hanno dato adito a quello spettacolo, a quella rappresentazione. Questi artisti, questi uomini di teatro si pongono sul confine del teatro. Si pongono sui confini del teatro, si servono del teatro, il teatro direbbe un maestro che Bacis conosce molto bene, un veicolo, e quando tu lavori contro la materia teatrale, lavori per la materia teatrale. E tutto lo spettacolo, sì che parlerà di De Amicis, parlerà di Conrad, parlerà dell'Africa, parlerà del razzismo, parlerà degli adolescenti, però alla fine parla di coloro i quali si pongono sui confini e quindi agli estremi e quindi in una zona di esplorazione dove ci possono essere anche i leoni della loro arte, del loro mestiere. Questo incute rispetto, perché tu non ti muovi più su categorie scontate, hai una sola stella polare ed è evidentissimo questo spettacolo, la storia di Bacis e dei suoi collaboratori. Quindi l'attenzione sì al tessuto sociale, sì ai giovani, sì agli adolescenti, sì alle energie, ma c'è soprattutto una sorta di ricerca del bios scenico, cioè un bios che metta in vita sia gli attori, sia il pubblico, sia il contesto sociale. E questo è teatro all'essenza pura, Gabriele, e nello stesso tempo non è il teatro, e non nel momento in cui non è il teatro, è il teatro, perché ecco, fare questo mestiere ha a che fare con l'abitudine, e ha a che fare anche con la tecnica che, su cui non si può adagiare, e adagiandosi su questa tecnica e anche sui propri amici, sui propri copo, diceva facciamo teatro con gli amici, ecco, anche fare il teatro con gli amici può essere un grave pericolo. E mi è sembrato che questo spettacolo, come tanti altri spettacoli tuoi, ricordo un memorabile Giulietto Romeo fatto con i ragazzi delle scuole, memorabile, fra i più belli che ho visto, è uno di quegli spettacoli che va contro l'abitudine, va contro il teatro, in cui uno sforza se stesso a uscire fuori da se stesso, da quelle che sono le proprie abitudini. E lì tu incontri il teatro, lì incontri la tecnica, lì incontri anche gli amici. E l'idea di comunità e di lotta contro se stessi e contro il teatro che dava lo spettacolo è la cosa più profonda, più vivificante che dava questa rappresentazione. Per cui il Carignano sembrava un'altra cosa, De Amicis sembrava un'altra cosa, Conrad sembrava un'altra cosa, anche l'energia degli adolescenti, se vogliamo scontata, era un'altra cosa, e in qualche modo questo mi conforta, anche perché invecchiandosi niente sentimentali, vedevo che la lezione di un certo teatro, che sembra dimenticata, c'è stata una grande rivoluzione negli anni 60-70, grandissima, dove si è capovolta l'idea di teatro come rappresentazione per mettere al centro l'idea del teatro come vita. Ecco, questa idea di teatro come vita sembra scomparsa, in realtà tu fai capire che è un film carsico e che coloro i quali decidono di lavorare ai bordi, lavorare ai confini, possono farlo emergere. Sì che, sì, ho visto De Amicis,
un'interpretazione, abbiamo visto un modo sociale di correlarsi del teatro con le scuole, con i giovani, con gli adolescenti, abbiamo visto una strana commistione drammaturgica, abbiamo visto un caso appunto di scenofonia applicato e via dicendo, ma soprattutto abbiamo visto un'ennesima coerentissimo tentativo di ricerca sui bordi, sui margini, contro il teatro, che quando ti permette di collocarti in quella posizione, poi ti permette anche di tirare fuori veramente l'essenza profonda del teatro. Allora, cosa abbiamo visto? Il crearsi di una comunità. Abbiamo visto il crearsi di una comunità e abbiamo visto che tutto il teatro può trascendere, può andare oltre il suo orizzonte. E che appunto l'elemento sociale del teatro non è di quello di essere educativo o di pronunciare grandi parole, ma l'orizzonte vero del teatro è quello che hai mostrato tu, cioè stringere nessi fra le persone. E questa è, a mio parere, l'esperienza più forte e più significativa di questa esperienza, e per cui bisogna neanche ringraziare, avere rispetto di chi la fa, dall'ultimo degli scolari che tu hai messo sui banchi, dall'ultimo scolari che hai messo ai tuoi collaudati tecnici, a te stesso, e credo che bisognerebbe sostituire bello brutto rispetto alle idee del teatro con la nozione fra cose che meritano rispetto e cose che ne meritano meno. Che prima si vuole farsi operare anche dal professore, no? Abbiamo ancora 5 minuti, allora sulla base di questo cosa ci può raccontare e anche in divenire, quali sono le fasi della sua ricerca che immagina a venire? Sono il lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi è stato molto, molto interessante, ha ragione il professore a dire che la comunità di cui parla è una comunità che si forma anche ogni sera lì dentro al Carignano, però è anche una comunità che si forma nel corso dei mesi, nel corso del lavoro, cioè, e quindi l'incontro con i ragazzi è stato davvero per me molto interessante. Se tu guardi gli adolescenti di oggi senza pregiudizi, sono una roba completamente diversa da quella che viene raccontata, da quella che ci si immagina. Allora raccontare davvero e farli raccontare, cioè farli uscire allo scoperto, questo credo sia un po' quello che mi interesserà da qui in avanti. Non so il maestro Ferrini che cosa, che come pensa di andare, quali sono i suoi prossimi progetti. Col maestro Mangi. Ma io no, adesso sono straordinariamente confuso alla fine della stagione dopo questa esperienza. Però l'11 giugno ci sono le selezioni della sua scuola. No, sì, beh, cominciano le iscrizioni, poi no, più che altro faremo il saggio. C'è il saggio? Il saggio della scuola, che però è quasi pronto, è su Sprengelburg. Uno degli attori del gruppo Elia. Elia ha fatto la scuola. Viene dalla scuola di incontrato. Sarebbe stato bravo lo stesso, anche senza la mia scuola, oggettivamente, però aiuta. Per cui nulla, ma sono state dette tante cose, magari le volete fare delle domande al pubblico o dire qualcosa. No, io scopro solo adesso che non sei il maestro Perdoni. Per me lui è il maestro Perdoni. Fino al 10 giugno non usciremo con questa cosa. No, non si può, anche perché stiamo ancora cercando di capire come ci ritroviamo lì ogni sera e non ci ritroviamo mai nello stesso modo. È un incontro così. Allora, forse perché purtroppo dovranno andare via, e allora se possiamo raccogliere qualche domanda dal pubblico. Dei ragazzi prima dell'entrata in scena, veramente di salire sul palco, e della corsa
Chiedo il significato di quello, se c'è un significato preciso nel far entrare tutti i ragazzi con i loro nomi, eccetera, nella platea dove ci sono gli spettatori, e il passaggio dal camminare al correre. Io farei rispondere, sono qui ai ragazzi che fanno questa cosa. Io ieri sera ho scoperto un significato, signora, che non era previsto, l'ho scoperto ieri sera, ma lo dico dopo, prima se loro lo dicono. Buonasera. Ma più che un significato, direi che ha una ragione, cioè di incontrarsi. Poi penso che cosa significhi per ognuno potrebbe dare una risposta diversa. Diciamo che dal punto di vista proprio ha delle ragioni, nel senso che è un modo per ogni sera rincontrarsi con la classe che c'è quella sera, perché ogni sera c'è una scuola diversa, quindi è un modo per noi di incontrarci ogni volta, ma soprattutto anche di incontrare il pubblico, come diceva prima il professore, per creare quella sera una comunità che non sia separata dal palco alla platea, ma appunto una cosa che si vede dai palchetti, che chi è seduto in platea nel momento della corsa sente lo spostamento d'aria, cioè la ragione poi è l'incontro. Il fare esperienza di un incontro, il vedere chi c'è quella sera, molte sere ci sono i genitori, gli amici, i parenti nostri, dei ragazzini, e il fatto di sentirsi vicini in qualche modo insieme alle persone che sono lì quella sera dà un qualcosa in più. Poi questo è il mio sentire. Io aggiungerei ancora una cosa, nel senso che il lavoro, questo, il movimento di per sé è andato veramente a spogliare di significato aggiunto quelle che erano le azioni, no? E le azioni quindi magari singolarmente poi colgono il significato interno, no? Di ognuna delle persone che le vedono, ma il nostro lavoro è stato proprio quello, oltre di incontrarci, ma anche semplicemente di spogliare, fare la cosa per quello che è. Io come cantante, in realtà anche in scena all'interno di questo lavoro qua, tutti i giorni cerco di fare un passettino in più, cercando di concentrarmi anche su questa cosa qua, per dire, ieri ero un po' senza voce, stanco dopo tutte le generali eccetera, e mi è servito molto concentrarmi semplicemente sulle parole del testo che stavo cantando, i zombie, per dire, no? Questa è una cosa che secondo me ha sempre una grossa valenza nel momento in cui la fai e nel momento in cui poi vedi anche quello che affiora dalle persone quando la vedono. Però io darei un consiglio al pubblico in assoluto, di non chiedersi il significato di qualsiasi cosa che accade. Un grandissimo uomo di teatro, abbiamo anche citato, Grotowski, l'ho già citato, gli chiedevano in continuazione, ma questo che vuol dire di un suo spettacolo, ma questo passaggio indica questa azione, ma questa emozione, e lui rispose, una rosa è una rosa. Allora, gli spettacoli teatrali sono rose, vanno presi un po' per quello che sono, una rosa è una rosa, uno spettacolo è uno spettacolo, come un fiore ci può attrarre per il suo colore, per il suo odore o anche perché sta passando, non lo so. È così, uno spettacolo è qualcosa che in qualche modo va preso in una maniera, a mio parere, intuitiva, voglio dire statica, che non guasterebbe, ma in qualche modo intuitiva. Per cui smontare troppo il meccanismo degli spettacoli nuoce al teatro, a mio avviso. Qualche altra curiosità, domanda? Nessuno chiede niente, no. Grazie, io sono rimasta veramente affascinata da questo montaggio stratificato, culturalmente diversificato, con questi protagonisti assolutamente diversi in scena, e mi chiedevo
in particolare la grande complessità della produzione che diceva prima, appunto l'organizzazione delle scuole, visto che ci sono tutti questi istituti coinvolti, licei per la precisione, forse perché garantiscono maggiore continuità chiaramente di altri percorsi di secondario superiore. Quali sono stati proprio gli incontri che voi avete fatto, se siete partiti effettivamente solo dal testo o anche da esperienze di training corporeo, giusto per avere un'idea di massima? E l'altra domanda riguarda invece questi video meravigliosi dei primi piani dei vari ragazzi, le sfumature, i dettagli che rendono così bene una vicinanza che forse la maggior parte del pubblico del Carignano non ha, nel senso che in un laboratorio teatrale tendenzialmente lo sguardo faccia a faccia è il primo elemento di incontro, sguardo, eccetera. Ecco, questi video dal punto di vista della comunicazione proprio teatrale, secondo voi sono così efficaci rispetto a un'esperienza laboratoriale dal vivo? Visto che Giulietta è andata via, che ha fatto il video. Non so, prima però c'era, se volete dire, sulle scuole. Non sono tutti licei. No, non sono tutti licei, c'è anche Boselli, che è un istituto tecnico. Sì, per quanto riguarda il lavoro nelle scuole, abbiamo iniziato a gennaio in gruppo, diciamo in squadra, che poi ci dividevamo mobilmente a seconda delle necessità da un liceo all'altro. In realtà all'inizio siamo partiti dall'incontro, cioè inizialmente non sapevamo neanche noi i testi che sarebbero serviti, i testi da ascoltare, quindi la fase iniziale è stata proprio come facciamo a stare insieme in uno spazio, ascoltandoci. E lo spazio era l'aula magna, piuttosto che la classe, piuttosto che la palestra, piuttosto che il cortile, quando il tempo lo permetteva. E per quanto mi riguarda e anche i miei compagni di lavoro, si è partiti dall'ascolto dei ragazzi, cioè se una cosa che ho imparato io molto da loro è che bisogna imparare ad ascoltarli per imparare a farsi ascoltare. Quindi naturalmente, certo noi magari a livello anagrafico siamo un po' più vicini, ma comunque ci passiamo 10 anni tra noi e i ragazzi delle classi, quindi come prima cosa il tentativo è stato di ascoltare loro, le loro necessità, cosa voleva dire per loro la scuola, cosa voleva dire per loro comportarsi bene o comportarsi male, e poi da lì anche tramite un allenamento fisico, però sempre legato all'ascolto più che all'allenamento dei muscoli, si è passati poi al travaso da quelli che erano i loro racconti di scuola e le loro esperienze, il travaso a cuore, quindi cercare poi di trovare dei parallelismi tra quello che veniva raccontato da uno scolaro del 1886 con gli scolari di oggi. E da lì poi il lavoro si è evoluto anche in maniera, come dire, non premeditata, perché anche in base da una classe all'altra il registro, il linguaggio da utilizzare varia tantissimo, perché le realtà con cui ti confronti, il tessuto della classe, le relazioni interne che ci sono talmente delicate che non si può pensare di fare un lavoro standard con ogni classe, ma ogni classe è un mondo a sé, è un'energia a sé, quindi la fase iniziale del lavoro è stato il cercare di entrare in maniera il più delicata possibile all'interno del loro universo e capire come da lì si poteva andare avanti andando indietro nel tempo, no? E questo sì. Prima parlavamo dell'Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona, un show di lingua. Una delle pratiche, quella di partenza fondamentale, è schiera, che è camminare per 12 passi, poi tornare indietro, e questo è uno dei punti di partenza. E il lavoro con le classi, ma il lavoro che è stato fatto, prima Gabriele parlava della Wellness Campus che abbiamo fatto l'anno scorso, è stato
Monet era proprio a partire da schiera, quindi proprio a partire dal camminare insieme. Usavamo anticamente anche un altro termine, il respiro comune, che però era più complesso, più lungo, quindi si trattava proprio di sentirsi, no? Tra tutti quelli che partecipavano a questa pratica. E questo è un punto di partenza, e guarda caso è uno dei punti di partenza dello spettacolo Portendola, se vogliamo svelare e entrare proprio nel dettaglio. I colloqui, i videocolloqui, che invece sono alla base del lavoro cinematografico di Gabriele, di Giulietta, di Michele Fornasero, che hanno curato i video dello spettacolo, ma che hanno curato i film che Gabriele ha fatto gli anni scorsi, sono un'altra di queste pratiche, cioè sono dei momenti di incontro, durano molto. Poi quello che voi avete visto è un montaggio, ma i ragazzi non erano tra di loro nel momento in cui questi videocolloqui avvenivano, e vengono raccolti dei frammenti che poi autorialmente vengono montati, e quindi insomma viene raccolto un po' la schiuma, no? di un incontro che dura un'ora, a volte anche un'ora e mezza. Forse in chiusura aggiungo una cosa su questa questione che mi sta particolarmente a cuore. I video che sono lì, sono il più lungo, dura 3 minuti e mezzo, il più corto dura meno di un minuto, no? Quindi sono proprio dei flash, però sono la testimonianza di un percorso. Faccio un esempio sul video di Gerald e Luis, così vi ricordate chi è. E quello che si vede, il video in cui Gerald racconta la sua traversata, è la prima volta che io ho parlato con Gerald. Ci siamo incontrati la prima volta e io ho parlato con lui, abbiamo fatto questo colloquio ripreso dal video che è durato un'ora e mezza, e quei minuti lì che vedete qui nello spettacolo sono montati. Però se guardate sul sito dell'Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona, lo trovate facile, www.listituto senza apostrofo, proprio listituto.it, c'è una sezione che si chiama Pensieri Migranti, e lì c'è tutto il video intero che dura più di 7 minuti, e se andate a vederlo noterete che non c'è montaggio. Cioè quei 7 minuti in cui Gerald racconta la sua traversata sono la prima volta che lo vedevo, e io ho trovato in questi 7 minuti una qualità e una potenza narrativa straordinaria. E siccome sono un po' di decenni che mi occupo di questo, poi trovare una persona che la prima volta che gli parli ti racconta una roba in quel modo lì, con quella determinazione, con quella precisione, con quella chiarezza, voglio dire, quando gliel'ho fatta vedere a Marco Paolini, che potete vedere al Regio nelle prossime sere, e lui ha detto, cioè, sono invidioso, quando ha visto questi 7 minuti, che sono proprio 7, e nello spettacolo voi lo vedete tagliato, però c'è una differenza tra quello che, perché abbiamo fatto questa cosa, perché poi lui è lì presente, e fa un pezzo del racconto, e poi il video fa un altro pezzo del racconto, ed è un pezzo, se ci pensate, è un pezzo di racconto che dovremmo aver sentito all'infinito, no? La traversata è uno dei racconti più ovvi, no? Cioè, che quando uno ti dice ti racconto una traversata, di nuovo, no? Mi raccontano la traversata. Però provate a pensare a quante volte scrittori, giornalisti, commentatori, persone di ogni tipo vi hanno raccontato la traversata di qualcun altro, e quante volte una persona che ha vissuto la traversata ve l'ha raccontata direttamente. Fate il conto. Io quando ho visto il racconto di Gerald della traversata ho pensato, cavolo, ma nessuno mi aveva mai raccontato la sua traversata direttamente. Formigli me l'ha raccontata un sacco di volte, non lo ascolto neanche più, quelle degli altri.
La forza di Quirico ieri sera è anche che lui ha raccontato anche lui la sua di traversata, no? E poi però Gerald è lì presente e ti racconta il suo presente di ora, ma il suo presente, non quello che faccio, non tanto come diceva giustamente il professor Terrelli, non voglio fare il diplomatico, cioè no, non tanto quello, il fatto che lui è lì vivo, presente, da solo, con niente dietro, nel teatro Carignano. E per me questa roba qua è straordinaria, quello lì è il teatro, quella lì è la presenza che cerco di altro, ed è tanto più forte quanto abbiamo già visto una presenza che ho prodotto invece, perché là lui non è l'ha fatta mesi fa quel racconto lì, è un altro tempo e un altro spazio, no? Però diventa teatro nel rapporto con la sua presenza viva di quel momento. Sarà un peccato non vederlo tutte le sere, ma almeno una sera io vi invito ad andare al Teatro Carignano, troverete qualcuno che vi parlerà prima dello spettacolo, e quindi grazie infinite e buona continuazione con l'istituto. Chi c'è questa sera? Sì. Facciamo una spiaggia. Non lo sanno neanche loro. Sì, lo sappiamo. Questa sera la lezione iniziale è di una persona che secondo me è degna di grandissima stima, perché anche perché tra le altre cose ha scritto un libro con un titolo meraviglioso che è Come mi batte forte il tuo cuore, riferendosi al padre assassinato dalle Brigate Rosse, e poi ha scritto un libro recentemente molto bello, facendo un giro nelle scuole d'Italia a cercare di capire che cosa succede nella scuola di Benedetta Tovaggi. Grazie.